È uscita la classifica quella di Forbes, che è quel giornale, quella rivista, non so, americana, che ogni anno stila appunto questa classifica con le persone più ricche del mondo. Questo è il 2017 e anche quest'anno appunto ha stilato la sua classifica. Non so di preciso quanti sono, saranno non so, forse 200-400 persone, forse anche di più, anzi andiamo a vedere, non ci costa nulla. Basta scorrere, 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 scorrere. Puoi scorrere sempre praticamente. Arriviamo, no, oltre 300. Oltre i 400. Ma comunque penso che arrivi sui 2000 persone, perché mi ricordo di aver visto prima la classifica. Facendo un setaccio si riusciva a vedere, non lo so, tipo 1000, 1500 persone. Cominciamo comunque a vedere chi è al primo posto, chi c'è al primo posto, perché chi è questa persona così ricca, cioè che ha 86 miliardi di dollari, che allora, che non è di vecchie lire 86 miliardi, no, 86 miliardi di dollari, che cosa sono? Saranno 80 milioni di euro circa, che sono tantissimi, perché se pensate che non lo so, una Ferrari cosa costa? 150 mila euro, 200 mila euro? 10 Ferrari, 2 milioni di euro. 100 Ferrari, 20 milioni di euro. 1000 Ferrari, 200 milioni di euro. 10.000 Ferrari, 2 miliardi di euro. Quindi, quante Ferrari può comprarsi? Bill Gates che è al primo posto. Vabbè, lasciamo stare questo calcolo che è molto complicato. Comunque, al primo posto abbiamo Bill Gates. Vabbè, lo conosciamo tutti, Bill Gates è il padre dei computer, comunque fondatore di Microsoft, che poi vabbè, è famoso per il suo Windows, diciamo, lo conosciamo tutti. E appunto un patrimonio quest'anno di 86 miliardi di euro. L'anno scorso, se non sbaglio, non era al primo posto, perché era stato superato da qualcuno, poi probabilmente o lui o quello qualcuno, lui ha guadagnato, quell'altro ha perso, ed è tornato al top, perché l'anno scorso era sempre tra i primi due o tre, penso, ma aveva 81 miliardi, quindi quest'anno nel 86, 5 miliardi ha fatto quest'anno, che non sono pochi 5 miliardi di euro. Cioè, uno stipendio medio italiano cos'è? 1200, 1300, 15.000 euro all'anno, più o meno, dai. No, 20.000, te 25.000 se lavoriamo in due. Beh, diciamo che dai. Ha guadagnato un po' come uno. Beh, non un operaio di quelli un po' più senior, no? Ma non scherziamo. Comunque ha guadagnato 5 miliardi di dollari rispetto all'anno scorso, anche se non mi sembra che le vendite di Windows siano tanto buone, quindi probabilmente non so da cosa riesce a guadagnare, sono tante licenze, tante cose che non sappiamo, perché boh, Windows Phone sono un flop, anzi quest'anno forse non sono neanche usciti, sono rimasti ancora quelli dell'anno scorso, quindi non hanno venduto niente. Quindi non su quello, Xbox è sempre lei, non è che è uscita quella nuova, non mi sembra che abbia fatto un gran passo. Comunque ce l'ha fatta anche quest'anno. A essere così al primo posto, che non è male. Anche perché è una brava persona, perché ha detto che, non so, dopo la sua morte, la maggior parte di tutti questi soldi andranno in beneficenza. Lui ha anche una delle diverse associazioni, quindi dà tanti soldi in beneficenza. Quindi pensiamo. Se non dava tutti quei soldi in beneficenza, quanti soldi aveva? Cioè, anche perché essere il più ricco del pianeta, puoi comprare qualsiasi cosa. Deve essere bellissimo. Al secondo posto abbiamo Warren Buffett. Chi è? Cosa ha fatto? Non lo so, guardiamo insieme. L'anno scorso 65, quest'anno 75, addirittura un 10 miliardi questo ha guadagnato in un anno, che non sono pochi. Tac, vediamo un po' cosa fa, cosa non fa. È risposato, ha tre figli. Ma cosa fa? Penso alle telecomunicazioni, se non sbaglio. O investimenti, una roba del genere, insomma. Andiamo subito a vedere che cosa fa. Basta cercare su Google. Potete farlo anche voi, però già che ci sono io che faccio il video, lo faccio io. È una holding statunitense, una delle più grandi al mondo. E cosa fa questa holding? Fatturato 150 miliardi di dollari.
cosa fa? Assicurazioni, servizi finanziari, quindi un'assicurazione. Beh, diciamo che si è assicurato il suo futuro questo signore. Ma vabbè, andiamo avanti. Terzo posto, questo lo conosciamo. Si chiama Jeff, cioè lo conosciamo, è uscito da poco. Jeff Bezos. No, pronunciamolo bene. Jeff Bezos, americano, anche lui, quindi tre posti, tutti e tre americani. Questo ha 72,8 miliardi ed è il patron di Amazon. Questo qua lo conosciamo, questa sua faccia un po' buffa, qua possiamo vedere. E anche lui ha guadagnato parecchio. Guardando un po' il suo storico, cioè nel 2013 aveva 27 miliardi, adesso 72. Cioè, sono passati quanti anni? 2013, 2017, 4 anni. Cioè, questo ha quasi... Ha quasi triplicato i suoi soldi. Amazon è veramente un colosso. E come mai? Ma la roba costa anche meno, scusa, ma no. Uno dice così, la roba costa meno lì. Come fai a essere così ricco? Vabbè, evitiamo ste battute. E lui è al terzo posto. Quarto posto abbiamo Amancio Ortega, famosissimo anche lui perché fa abbigliamento, fa queste cose così, queste robe che ho messo apposta perché ho detto ce l'avevo lì, mettiamo queste magliette di queste marche così non tanto note, cioè non è un Armani che anche lui nella classifica un po' più basso, ma c'è anche lui. E Zara, il patron di Zara e tutte le sue cose collegate, perché non è che c'è solo Zara, c'è Zara ma ci sono altri 5-6 marchi sempre che fanno parte del gruppo Zara. E lui è appunto il quarto uomo più ricco del pianeta. Guardando un po' la classifica, nel 2008 aveva 20 miliardi, adesso ne ha 71, anche lì è salito abbastanza, direi. Un po' come una classifica musicale, si sale, si scende. Altra persona che conosciamo è Mark Zuckerberg, che è il fondatore di Facebook, che è appena sotto a Ortega, quindi Facebook non è che vende cose. Facebook che cos'è? Chi ha mai pagato Facebook? Provate a pensarci, nessuno ha mai pagato Facebook, come fai a essere così ricco? Eppure, fuori la pubblicità e tutto, che lo sappiamo. Però anche lui negli ultimi anni ha guadagnato anche lui i suoi 20 miliardi, non so cosa se ne faccia, perché mi sembra anche un ragazzo abbastanza umile, ha 32 anni, americano, sposato, nella sua università di Harvard ha studiato, mi ricordo, e da lì appunto è nato Facebook, perché lui ha solo Facebook, non è che ha fatto altre cose, ha Facebook, cosa aveva comprato WhatsApp, ha comprato un po' di tutto, ma comunque tutta sta roba che noi utenti finali non paghiamo, cioè non è una cosa a pagamento. Cioè, Bill Gates guadagna su cose che noi paghiamo, perché compriamo i suoi telefoni, compriamo i suoi computer, compriamo le licenze. Facebook noi non compriamo nulla. Guadagna con le pubblicità, ok. Sesto posto, un re delle comunicazioni del Messico. Carlos Slim Heu e famiglia. Vabbè, sono una grande famiglia, saranno. Che ha avuto, ecco, guardare qua, mi ricordo, forse lui era uno degli uomini più ricchi del mondo un paio d'anni fa, perché aveva appunto 72 miliardi di dollari nel marzo 2014. Quest'anno ha perso appunto 15 miliardi più o meno, che non sono pochi. Telecomunicazioni, robe così, telefonia messicana e tutto, penso un po' di tutta l'America anche. Andiamo al settimo posto, poi non basta annoiarci. Larry Ellison, con 55 miliardi di dollari. Lui cosa fa? Fa il software, ma che cosa? Oracle, sì, se non sbaglio. Sono software un po' così per l'industria, un po' per tutti, insomma, sono dei software professionali. Poi al decimo posto, mi saltiamo un po' perché qua non si capisce più niente. Decimo posto, Bloomberg, questo lo conosciamo appunto per cos'è? Telecomunicazioni, se non sbaglio, giornali, televisione, un po' di tutto, di queste cose qua. Con la televisione si fanno i soldi, ed è vero. E poi abbiamo il nostro caro amico Google, che sono appunto due persone, quelli di Google, perché sono in due che hanno creato Google, che sono Larry Page e Sergey Brin, non so se si pronuncia così, non ti arrabbiare, che uno ha 40 milioni e l'altro 39. Sono lì, insomma, gli manca qualche centesimo, che però messi insieme diventerebbero gli uomini più ricchi, ossia no, non ancora, per poco. Però Google è un'altra di quelle cose che, come Facebook, appunto, avete mai pagato Google? No. Eppure, grazie appunto alle pubblicità,
Come tali vedo tutti un po' su con l'età, a parte Zuckerberg che è il più giovane ricco, diciamo, di quella nei top 10, perché gli altri li vedo un po' 81, 68, 94, la signora di L'Oreal, quella del shampoo, le creme, Liliane Bettencourt della Francia, con 40, quasi 40 miliardi. Poi abbiamo, vediamo un po'. Adesso raffiniamoci un attimo, guardare tipo, non lo so. Chi è il più ricco d'Italia? Che prima, se non sbaglio, era un uomo, Michele Ferrero, se non sbaglio, adesso appunto è la moglie o non so cosa sarà, sorella, non ho mica capito. Maria Franca Fissolo, Fissolo, non lo so, che è appunto quello della Nutella, la Ferrero, che è al 29° posto del mondo, ma prima in Italia. Poi al 50° posto del mondo e secondo in Italia abbiamo Leonardo del Vecchio. Che fa, cos'è che fa? Occhiali, no, se non sbaglio. Luxottica, ecco. Poi andando giù, medicina, farmacia. Berlusconi, che è, come si fa a non parlare di Berlusconi in un video? Silvio Berlusconi è al 199esimo posto del mondo, ma appena 1, 2, 3, 4, quinto in Italia, che non è, dai, neanche, non è neanche malaccio per lui. Ha avuto anni migliori, perché adesso infatti sto guardando un po' la sua statistica, vediamo 9 miliardi, 6, 5, 6, 9, 7, 6, 7, insomma, siamo lì. Sono sempre tantissimi, so perché 7 miliardi di dollari di patrimonio sono tantissimi. Cioè, non so quante vite una persona normale potrebbe campare, non lo so, quante generazioni. Giorgio Armani, 215esimo posto. E poi non vedo più niente di così particolare da dire, diciamo, ecco. La donna più ricca del mondo, appunto, è quella di L'Oreal, come abbiamo detto. La persona più vecchia e ricca del mondo, non la più vecchia del mondo, è David Rockefeller, Sir, che fa investimenti, 3,3 miliardi di dollari e ha 101 anni. Beh, i soldi sì, ti danno la vita anche lunga perché sai, ti fanno mangiare bene, ti fanno star bene, ti fanno lavorare poco perché no, lavori molto di testa, perché non fai tanta fatica. Te lo vedo abbastanza giovanile. Beh, poi anche la signora Maria Franca con 99 anni ha, quindi non sono pochi. Poi qui scendendo con l'età si vede sì, gente abbastanza ancora quasi nella terza età, diciamo, gente giovane. Mentre il più giovane, quindi la persona più giovane, più ricca, che non è, cioè la più giovane di età, tipo non so, 18 anni non ce n'è. La più giovane è una ventenne che ha 1,2 miliardi di dollari. Alexandra Andressen al 1600° posto. Poi andando giù nella classifica, vediamo un po', forse sotto il 120, 130 ci sono io, no? Forse si aggiungono 25 zeri dopo, potrei esserci io. Bella questa statistica perché si può vedere anche in tempo reale quanto guadagnano e quanto perdono, sai. In base non so che statistiche vada, però è carina come cosa. Tipo Bill Gates adesso alle 20:18, forse penso nella giornata di oggi, ha perso lo 0,4%. Forse perché le sue azioni scendono, in base a quello penso appunto faccia il calcolo. Vabbè, la statistica secondo me è carina. Perché ci, cioè, così un po' per curiosare un po' la gente, anche se penso non sia molto veritiera, magari si discosta abbastanza, penso. Per il resto, se siete curiosi, andate a vederla sul sito forbes.com, ve lo metto anche il link in descrizione. Se vi è piaciuto il video, anche se sono durato tipo 14 minuti, un mi piace, seguite il canale, adesso compare la scritta e scompaio io.